Allora, siamo agli sgocci con la commissione d'inchiesta Montepaschi, mancano più che due sedute di audizione e poi procediamo con la relazione conclusiva. Oggi audite le società partecipate tra Regione Toscana e Monte dei Paschi. Cosa emerge? Che oltre all'allarme lanciato dalla Corte dei Conti nell'ultima relazione annuale, che ci chiede di dismettere quelle società di nuovo in perdita, di fare efficienza e trasparenza in alcune società della Regione Toscana, abbiamo ricostruito l'attività di queste società all'interno della vicenda storica della Monte dei Paschi. È bene ricordare che alcune di queste sono state costituite per esempio a fine anni 80-87, quando ancora l'istituto pubblico era interamente di diritto pubblico, non esisteva ancora la fondazione che sappiamo essere nata nel 1995. Quindi questo cosa ci fa pensare, cosa ci fa intuire? Che la presenza della banca una volta era concepita come qualcosa di strategico perché la banca era pubblica, ma la domanda è: oggi che la banca non lo è più pubblica, è un soggetto privato, che ruolo ha? Quanto ingombrante è questa presenza all'interno delle partecipate? Quanto queste partecipate non perseguono più interessi generali ma interessi particolari? Seguiteci perché arriveremo alla conclusione di questa importantissima attività che ricostruisce tutto lo scandalo Monte dei Paschi e cerca di dare quegli elementi per evitare che in futuro succeda quello che è successo in passato. Andate a vedere cosa abbiamo depositato in Parlamento nella nostra proposta di legge per riformare Banca Italia e troverete già delle risposte.